Mi sveglio di notte, apro gli occhi, svegliato da un qualcosa che mi faceva pensare al tempo perché c'era stato il mio compleanno recente, e quindi iniziavo a pensare al tempo che passava, perché dopo una certa età, forse dopo i 30, ad alcuni prima, ad alcuni dopo, inizio a pensare al tempo che passa. Apro il frigo, chiudo il frigo, che io poi nel tragitto dal frigo al letto mi passa davanti tutta la mia vita in 5 minuti, quindi una vita quanto dura, cioè se si può dare una durata al tempo, perché quanto dura un minuto? Un minuto, quanto vale? Quanto dura? Vale quello che c'è dentro il tuo minuto vissuto, oppure è la mia vita che vale 5 minuti? Ed è la cosa che io mi chiedo e mi sono chiesto. È meravigliosa questa cosa, testa, penna, carta e poi video, ed è la magia del nostro lavoro. Bellissimo, penso sia poi ogni attore, penso che se abbia qualcosa da raccontare almeno una volta ogni 3, 4, 5 anni sente proprio la necessità di fare qualcosa che ti rappresenta il tuo pensiero, eccetera. Ringrazio voi e ringrazio Piero di avermi dato questa opportunità, perché penso che questo sia un piccolo gioiellino, questo festival, un piccolo grande festival. Piccolo perché non è a Roma, ecco, non è in una grande città, però è un grande festival perché intanto è organizzato molto bene e con dei grandissimi ospiti. Venni la prima volta l'anno scorso, devo dire che questo sono rimasto colpito intanto per Piero, perché è un deus ex machina che è veramente bravo. E insomma è un festival a cui io sono già legato dall'anno scorso, a cui sarò legato ogni anno, io sarò presente, salvo impegni, Piero, quindi sono veramente felice di ricevere questo premio. Grazie.